Cari quadisti, buongiorno dal vostro vecchio e magico Ifero, squadra corsequadisti.it. E come vi abbiamo promesso, eccoci qua. Siamo all'opera. Impianto freni, Can-Am, Outlander o Renegade G2. Come potete vedere, guardiamola bene, rispetto al G1 sulla vetta, potete notare che il G2 è stato dotato di pinze a doppio pistoncino, cioè sempre flottanti, pinze flottanti, sono un po' delle schifezze. Comunque hanno due pistoncini per parte, ve li indico da questa parte, ci sono due pistoncini anziché un solo pistoncino come nella serie G1. Questo sulla serie G2, quindi pompa di sinistra posteriore, perché una ne ha, e due pompe anteriori. Le pompe sono adattate dei due pistoncini, vedete, questi sono gli inviti e i pistoncini sono da quest'altra parte. Spero di riuscire a farveli vedere. Un pistoncino e due pistoncini. Quindi bisogna di due pistoncini per parte. Ovviamente gestire un 1000, soprattutto in discesa, con questo potente freno a motore diventa molto difficile che nel caso di frenata integrale, quindi se utilizzate la sua frenata integrale, perché cosa succede? Quando lui scende in discesa ha già tanto freno, che basta che voi tocchiate la pompa dell'integrale, quindi l'unica pompa che avete a manubrio sulla sinistra, e ovviamente la parte posteriore del mezzo andrà a bloccare, perché oltre alla forza frenante avrete anche la forza frenante del propulsore. Questo su discese è abbastanza impegnativo, dove magari avete bisogno di frenare anche con le ruote anteriori. Quindi questo è un po' il limite della frenata integrale, se volete usare un mezzo a un certo livello, soprattutto se amate una velocità di discesa superiore ai 10 km/h, quindi volete sfruttare anche un po' le doti ciclistiche del vostro mezzo, è chiaro che la frenata integrale vi starà un po' stretta e diventerà enormemente pericolosa. Allora, andiamo a stoppiare la frenata di questo mezzo. Quindi, prima azione, si sostituisce, come abbiamo fatto vedere nei filmati precedenti, si tolgono tutte quelle che sono le tubazioni di serie e si arriva alla sostituzione dell'intero impianto frenante. Quindi togliamo quelli che sono i raccordi di serie e li andiamo a sostituire con dei raccordi in ergole. Ovviamente ogni raccordo in ergole avrà una sua piega, voi dovrete utilizzare il raccordo ottimale per la soluzione e situazione di ogni singola pinza. In questo caso vi consigliamo un raccordo 45-55 gradi. Cambiamo il tubo, mettiamo un tubo racing aeronautico. Questo è molto importante, deve essere anche un tubo morbido, non eccessivamente rigido, non ha senso. Lo andrete a lavorare, andrete a clippare manualmente i raccordi in Ergal Racing, andrete a riposizionare completamente il tubo nei suoi passaggi, onde evitare qualsiasi possibilità di eccesso di calore o comunque blocco e strofinamento. E qua vedete, invece, per quanto riguarda la parte anteriore, il tubo è stato riposizionato. Ovviamente, nuovo raccordino in erga, alta pressione. E per quanto riguarda la pinza di sinistra, la stessa cosa. Le tubazioni seguono perfettamente l'intero corpo del mezzo. Come potete vedere, se ci vediamo, il movimento della sospensione e il movimento della ruota non hanno alcun tipo di problema con lo scorrimento del cavo stesso. Oppla, questo è molto importante. Una volta fatto questo, andate alla sostituzione della pompa, cioè metterete una pompa sul manubrio destro e una pompa sul manubrio sinistro. Eccoci qua le pompe, questa è la pompa di serie, quindi adesso vediamo la tecnica su come sia possibile fare questa operazione. Questa è la pompa di serie dell'Outlander. Ah, perdonatemi, questo vi porterà via parecchio tempo. Dovete togliere completamente la pompa posteriore, la pompa pedale, è veramente pericoloso su una TV, due pompe a manubrio, sempre e comunque. Togliete la pompa pedale, la doppia pompa, togliete la terza pompa che sarebbe posizionata qua dietro il radiatore, e togliete la pompa a manubrio. Questa è la pompa dell'Outlander che doveva comandare tre pinze. Ovviamente dovete avere una soluzione frenante migliore sicuramente dell'originale,
Potete andare ad utilizzare delle pompe freno e eventualmente anche a farvele modificare per supportare le caratteristiche della serie G2, quindi un doppio pompante freno o due pistoncini per ogni pinza, quindi in totale avrete 6 pistoncini di una discreta dimensione. Ecco qua, noi abbiamo utilizzato delle pompe radiali da competizione che sono state modificate all'uopo per poter lavorare sull'impianto frenante. Come potete vedere, quando si preme la leva va a spingere sul polpante in questo modo, quindi diretto, e qua potete avere la regolazione di altezza della leva. È molto importante sull'ATV che le pompe abbiano delle leve lunghe, perché se hanno delle leve corte non ci arrivate, soprattutto con il gas. Per quanto riguarda la pompa di serie, invece, come potete vedere, quando voi andate a schiacciare, la pompa funziona in modo diverso, ci sono molte più dispersioni, è questa L che preme il pompante. Quindi funzionerà non a livello di pompe racing o pompe da competizione, pompe veramente notevoli, delle pompe radiali, ma funzionerà in modo molto ridotto, ha dei vantaggi, cioè se siete rincoglioniti e vi spaventate e frenate, sicuramente questa pompa, quella di serie, non riuscirà a bloccarvi le ruote, perché tanto comunque non ha forza, quindi non ce la fa. Però non è una bella cosa, è meglio che si freni bene. Ovviamente ci vuole pompa sinistra e pompa destra. La pompa sinistra è comunque sempre una derivazione da una pompa a frizione, da una frizione che viene modificata, gli vengono sostituiti i pompanti, vengono messi dei pompanti un attimino più forti per poter andare a lavorare sulle pinze posteriori o sulla pinza posteriore a doppio pistoncino. Queste pinze si raccordano sul manubrio con ognuna con una loro vaschetta, quindi andrete ad avere le vaschette d'olio separate come qualsiasi moto da pista che si rispetti. Panna, e potrete quindi giocare anche con una quantità di d'olio superiore e al di là dell'aspetto estetico avete anche dei vantaggi notevoli. Poi vediamo quello che dovete fare. Allora, a seconda di quello che avete dentro, questo è il bullone che lega il raccordo alla vostra pinza o alla vostra pompa. Potrete sostituirlo o tenere l'originale a seconda del passo. State attenti perché ci sono dei passi diversi, spero che riusciate a vederli, quindi dovete sempre rispettare il passo del bullone nelle vostre pinze e dovete rispettare il passo delle nuove pompe nelle vostre pompe, quindi a volte potrete riutilizzare l'originale, a volte dovrete cambiarlo. Qui avete dadi energo cromati. Poi questo è un pezzettino di tubo da competizione, già aperto e sistemato ad uopo. Questo è un raccordino, sono due raccordini identici ma di colorazioni diverse. Queste sono, scusate, due dadi per chiusura raccordo. Questi sono invece i raccordini, raccordini di varia forma. Qui abbiamo un raccordino praticamente dritto, qua abbiamo un raccordino che si piega in su, qua abbiamo solo un raccordino che si piega laterale. Questi invece sono il rame ricotto che deve fare da guarnizione, deve essere comunque sempre bagnato con del grasso. E questo è l'anellino di chiusura che va a spingere sul raccordino e a bloccare la nuova tubazione pompa freno. Allora, quando voi avete tirato i tubi, fatto tutto, bloccato i tubi, controllato, eccetera, andremo a bloccare il primo. Di solito il primo che si blocca è sempre quello sulla pinza. Taglierete con un taglierino da tappezziere, la parte esterna del tubo racing, lo inciderete, toglierete la gomma esterna, vi arriverà accederete direttamente alla parte in acciaio aeronautica e alla parte interna, inserirete il raccordino all'interno del tubo, aprirete con il taglierino, con una forbice, la parte esterna del tubo, tuc tuc tuc, proprio per staccare l'acciaio dalla parte interna, e inserirete il raccordino di tenuta in modo che vada in battuta. A questo punto, col raccordino, inserirete nel tubo, tuc, in questo modo, il raccordino vero e proprio. Il dado del raccordo a questo punto sarà calzato sopra e con il filetto voi andrete ad avvitare. Questo manderà in battuta e bloccherà in modo sempiterio la vostra tenuta. Ovviamente per farlo ricordatevi sempre di spruzzare
del grasso meccanico in alluminio, perché l'ergal non può lavorare a secco ma deve lavorare col grasso. Quindi avviterete e avrete la vostra chiusura del tubo. Ovviamente, al contrario di una clippata, questa può essere riaperta, accorciata al tubo e rifatta senza nessun problema. Ricordatevi sempre anche il rame ricotto, che va a guarnizione sul raccordino. Quindi prendiamo questa, prima si spruzza, come potete vedere, l'alluminio, si gira grasso d'alluminio, quindi si fa anche una guarnizione grasso d'alluminio, lo si mette sopra, il raccordino, questo è già montato sul tubo, altro rame ricotto bagnato nel grasso, tac, e questa è la tenuta. Ricordatevi che sulla pinza anteriore, sulla pompa anteriore dei freni, quindi quella a manubrio, avendo voi due pinze, non conviene fare una derivazione a T come vi fanno le case madri di serie, ma che vi conviene partire direttamente con due tubi direttamente dalla pompa. Per partire con due tubi, ovviamente dovrete utilizzare un bullone di raccordo più grande fatto per tenere i due tubi, i due raccordi per i due tubi di freni. Quindi questo è quello che vi serve. Solitamente vi possiamo indicare una pinza a denti lunghi, un cutter da carrozziere, una chiave del 12, una chiave del 13, un cutter lungo, un canter a 90, e io direi che con questi attrezzi e tanta voglia e tanta esperienza potete rifarvi l'impianto frenante del vostro Can-Am Outlander G2, magari anche un bel 1000 o un 1200. Guardate come lavora bene. Ops, guardate la tubazione dei freni. Signori, dal vostro rifero, spero di avervi delucidato sul rifacimento dell'impianto freni. Signori, rifare impianto freni veramente a questo mezzo, mettendo delle nuove tubazioni, non utilizzando quelle originali che sono un disastro, è veramente un'impresa abbastanza importante e occupa tantissimo tempo, se non altro per, solo per poter accedere ai vari passaggi del tubo che sono addirittura all'interno del motore, quindi dovete smontare tutta la parte, raccordi, impianto elettrico, condotte, aspirazione, è un grosso problema. E poi salirete ovviamente dalla parte della vasca dell'acqua e andrete a raccordarvi da sotto col canotto di sterzo. Non potete assolutamente raccordarvi da sotto centralmente perché c'è il servo sterzo, quindi lì proprio non andate assolutamente a cercare di far passare le vostre tubazioni. Signori, dal vostro rifero vi lasciamo con queste splendide pompe freno, veramente spettacolari. E al nostro operato, signori, dal ferro, squadra corse quadisti.it, Outlander G2, 1000 o Renegade, Can-Am, preparazione, sostituzione, completa, impianto frenante con impianto sdoppiato, a destra freni anteriori, a sinistra freno posteriore. Il tutto tubazioni, raccordi in ergal e pompe, ovviamente radiali. Massima spinta, massima sicurezza, massima frenata. Un saluto dal Fero.